Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Chen, bentornati su Kingdoms Reborn. Oggi riprendiamo Gucci Town nel pieno dell'inverno con una cittadina che si sta sviluppando abbastanza bene. Allora, la porcelleria è in fase di sviluppo, il Pig Ranch. Abbiamo poi un forester che sta lavorando, quindi stiamo già buttando giù il legno, e stiamo iniziando a costruire la clay pit per avere appunto la clay, la creta, con la quale inizieremo a fare del vasellame, con il quale poi miglioreremo anche le case. Ma adesso un passettino alla volta. Alcuni di voi mi hanno suggerito di dedicarmi molto al pesce per quanto riguarda il cibo, ed è un'ottima idea perché, come potete vedere, siamo praticamente su un'isola e quindi abbiamo tantissimo mare. È un'ottima idea anche perché il nostro territorio è abbastanza fertile per determinati tipi di cultura e magari distruggerlo e non avere poi lo spazio per fare dell'altro è un po' un peccato. Ad esempio, qui in Gucci Town potremmo fare del raw coffee farming. Andiamo a vedere un attimino se possiamo costruire dei ponti, dello storage, delle case e non molto altro. Ok, andiamo a vedere se qui c'è qualcosa di interessante. Forestry snatch. Wheat seeds, self-food cabbage seeds. Andiamo a prendere il wheat, andiamo a prendere il frumento, il grano, insomma, queste cose. E poi possiamo prendere un charcoal burner. Praticamente burn wood into coal, which provides heat when heating houses. Va bene. Bene, allora, aspettiamo che sia pronto il nostro costruttore, il nostro clay pit. Fantastico. E adesso ci viene detto, attenzione però perché il magazzino è troppo lontano. Ok, mai una gioia, vero? Allora andiamo a costruire una strada sterrata. Ah, tu sei. Una strada sterrata in cui andiamo a piazzare praticamente il magazzino. Con calma, ma eccoci qui. Perfetto. E una volta fatto il magazzino, potremo costruire anche appunto il potter, il vasaio. Magari il vasaio lo possiamo mettere in una zona. Oh, c'è gente triste, andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Lo postiamo qui esattamente di fronte il vasaio. Perché c'è gente triste? Allora, pare che allora con il cooling heating efficiency andiamo molto bene. La pila è 77%, ma onestamente non capisco perché si lamentano. Hanno legno per scaldarsi, hanno carbone non ne hanno in realtà. Forse era finito il cibo, chi lo sa. Fermi tutti ragazzi, fermi tutti. Portiamo la velocità a 1 adesso. La porcelleria è pronta. Abbiamo anche un maiale che si chiama Pig e un altro maiale che si chiama Pig. Abbiamo diversi maiali che adesso stiamo allevando e inizia anche la produzione di carne. Peccato non avere il caffè, è la vita. Adesso vediamo. Stiamo lavorando anche il clay, giusto? Abbiamo due lavoratori, work done 36%. Mi piacerebbe vedere quanta gente non sta lavorando. Andiamo sull'overview con il tab. Allora, andiamo sulla popolazione, abbiamo 30 persone. La popolazione, income, tecnologia. L'influenza penso che sia zero perché non la stiamo usando, così come la popolazione, come la tecnologia. Ma chiudi. Vedo che abbiamo 20 adulti. Sarebbe davvero bello poter vedere quanta gente lavora, cioè quanti worker abbiamo. Su 20 adulti adesso vedo che abbiamo 2, 4, 6, 8, 11 persone che lavorano, quindi abbiamo ancora 9 persone che possiamo impiegare. Ma mi piacerebbe poterlo vedere più facilmente. Magari voi che avete già un pochino giochicchiato al titolo, mi sapete spiegare. Ok, direi di andare in una zona che sia con un buon fertility rate, una buona fertilità. Questa è perfetta. Faremo un claim con l'oro appena sarà possibile, ma non adesso. Ci manca ancora un sacco di oro, ma potremmo fare dei claim con il cibo. Abbiamo 558, neanche questo è possibile. Ma perché mi piacerebbe fare dei campi in più? Ok, abbiamo sbloccato il miglioramento ufficio. Una volta costruito puoi fare il manage job priority. Ok, andiamo a vedere se si può costruire.
Dove? Non si può fare qui, probabilmente lo vediamo. Qua, Employment Bureau, ufficio di, praticamente del di lavoro. Vediamo, costruire serve soltanto 30 legna. E poi qua vicino alla vecchia segheria, piazziamo il famoso charcoal. Ah, adesso ho capito perché mi dai i sorrisini tristi. Perché mi dice il charcoal builder, non lo voglio qua vicino. D'accordo, non c'è problema. Praticamente adesso costruiamo una sorta di zona industriale un po' più lontana rispetto alla nostra zona residenziale, che si sposta da questo lato, e qui andiamo a costruire un po' di industria. Interessante vedere che per adesso abbiamo molto leather, abbiamo molto capelli di animale, molto cuoio. Non vedo il pottery, non vedo niente di relativo al pottery, forse perché i nostri ragazzi non hanno ancora costruito il magazzino e non riescono ad immagazzinare le cose del lame. Questa potrebbe essere un'idea. Tanto attenzione, perché stiamo per arrivare alla prima tecnologia in cui miglioriamo il taglio del legno. Non male. Cerchiamo di raccogliere pietra il più possibile. Ah, qua, qui c'è della pietra. Che la uso poi per migliorare le case. Perfetto. E avremo anche dei semi di grano, però sembra che al momento non abbiamo abbastanza soldi per espanderci. Quello che potremmo fare però è anche un upgrade del Taunol a livello 3. Dobbiamo arrivare a 50 di popolazione. Dobbiamo produrre 500 di pesce. E adesso però Improve Woodcutting, 20% Harvesting Yield. Bene. Poi, adesso iniziamo subito alla ricerca del Foreign Trade, che ci permette, a parte di avere più immigrati, ma di avere anche il Trading Post e il Trading Port, che sono due strutture che ci permettono di commerciare. Quindi adesso che abbiamo risolto un po' il problema del cibo, dobbiamo veramente dedicarci all'artigianato per svolgere le attività principali di compravendita. Abbiamo alcune persone che stanno già raccogliendo la pietra, questo mi fa molto piacere. Fa piacere notare che le donne del nostro villaggio sono particolarmente tenaci. Aspettate che sta uscendo, esatto, sta uscendo Elizabeth, che non soltanto trasporta un masso di 14 tonnellate, ma lo fa senza neanche usare le mani, lo sta tenendo stretto tra i denti. Ha una mandibola d'acciaio questa donna, una mandibola d'acciaio. Allora, qui abbiamo lo slot di storage, e pare che Elizabeth abbia portato la prima pietra. Perfetto. Qui stiamo lavorando al clay, qui stiamo lavorando, devo vedere, scusate, al potter. Allora, facciamo una cosa, cancelliamo tutti i non-fruit trees che nello scorso episodio non avevo visto, un pochino, come dire, è stato un episodio un pochino, non me ne sono accorto. Portiamoci a casa tantissimo legno, perché adesso, praticamente, come qualcuno ha detto, il Bolsonaro Simulator, disboschiamo tutto e lo portiamo ad un livello nuovo. Guardate che abbiamo la nostra prima casa di livello 2, guardate, House Level 2, qui il prossimo inverno avremo un livello migliore di insulation. Ci serve la pietra però per arrivare a una cosa del genere. Ah, no. Non è perché hanno la pietra, è perché hanno dei vasi. C'è del vaso di lame in questa casa. E quindi stanno migliorando un po' la loro qualità di vita. Ma che bello. Bene. È da qua che si vede. Gucci Town. 13 persone che lavorano, 4 stanno facendo i costruttori, i laborer, cioè gli operai, e 5 stanno facendo i costruttori. Quindi probabilmente tutti insieme vanno a 22, e 22 sono gli adulti. Allora, you can gain building combo by constructing multiple buildings of the same time. For example, 2 same buildings type plus 5% productivity, 8 same building
Plus 15. Cioè, se costruiamo delle strutture una vicina all'altra in combo, guadagniamo un effetto sinergia dell'efficienza e produciamo meglio. Questa è una cosa che va fatta assolutamente perché è un vantaggio. Dovremmo farlo magari nelle zone in cui guadagniamo meglio. Qui Fruit Gatherer mi stava dicendo che c'è qualcosa di interessante. Common Bush. Ah, ci sono dei frutti forse. Sì. Noci di cocco, ragazzi. Noci di cocco. Possiamo raccoglierle. Questo è interessante. Questo è molto interessante. Quanta carne produciamo? 486 all'anno e ne mangiamo 347. Bene. Quindi avremo della carne in più da vendere. Benissimo. Set job priority. Allora, qui possiamo praticamente iniziare a dire chi ha la priorità. Sicuramente la Fishing Lodge e il Pig Ranch hanno le priorità, poi seguito dei frutti, la caccia, il legno, il carbone, clay pit e il potter. Perché? Perché chiaramente voglio che i vasi siano le ultime cose che facciamo, per prima bisogna sopravvivere e bisogna andare a prendere il cibo. Intanto guardate che già una seconda casa è migliorata, io quasi quasi vado a prendere qualche altra struttura. Una taverna, no. Un'altra hunting lodge, no. Ruba oro equal to target player population. Use on town oro. Non ho mica capita sta cosa, ma adesso la vado a vedere. Mettiamo investment qui e snatch qui. Forse non posso. Non posso ancora usare questa carta. Ah, adesso ho capito. Abbiamo sbloccato le fattorie adesso utilizzando la carta. E abbiamo un'altra cosa che possiamo fare, che è l'ufficio della statistica. A questo punto forse io non riesco a vedere tante informazioni perché non ho ancora un ufficio della statistica. Andiamo a costruirlo qui vicino al Town Center. È decisamente una buona idea. E pian pianino i nostri ragazzi stanno mettendo da parte una buona quantità di legno. Quindi è anche buona cosa iniziare a sfruttarlo. Non dimentichiamoci che comunque il legno poi viene anche utilizzato per fare delle sedie. E visto che i soldi ci sono, ok, 20% productivity if this city has two workshops. Va bene. Sapete cosa c'è? Abbiamo tantissima legna, mi piacerebbe farlo. Però possiamo fare delle fattorie. Possiamo fare delle fattorie. È una cosa che abbiamo sbloccato e probabilmente lo farò quando avrò i soldi per comprare il tile con molta fertilità. Per adesso portiamo la velocità magari a 2. Credo che smetterò di produrre cibo perché ne abbiamo bizzeffe. Vedete che il cibo continua a salire e adesso il gioco ci dice: "Uè, guarda che ne produci 1139 all'anno e ne consumi 711". Quindi questa differenza, queste quasi 400 unità di cibo e più, 400 e più unità di cibo che produciamo, ecco quelle io veramente le vorrei vendere. E fortunatamente il commercio con l'estero è in fase di ricerca. I nostri scienziati si stanno ingegnando su i modi migliori di commerciare con le città limitrofe. Che andiamo a vedere, perché sono curioso, soprattutto di Roen, che è il nostro competitor diretto qui a nord. Ha già due porcellerie, un botto di carbone, ma non molto altro in realtà. Beh, una fattoria. Beh, no, aspetta, aspetta. Ha parecchia roba, sto ragazzo. È una bella cittadina questa. Possiamo fare diplomazia, possiamo fare regali. Wow. Scendiamo. Dobbiamo espandere rapidamente perché Gucci Town è piccolina, ma. Andiamo a vedere le statistiche. Oh, sì, ecco che cosa mi mancava. Prodotto verso consumato. Legno. Meat. Cioè carne fresca, penso che sì. Abbiamo anche delle papaie, questo mi mancava. Pesce. Cuoio che non usiamo, arance, pietra, clay. Possiamo fare magari un altro produttore di vasi, visto che abbiamo produzione 130, consumo 60. Un pottery. Coal furniture.
Medicine non le produciamo invece, su questo dobbiamo stare attenti. Sapete che cosa c'è? Provo a vedere se riesco a fare un altro vasaio e non posso. Posso fare però un altro furniture workshop che vado a comprare e posso fare anche un altro vasaio, ok. Allora, il furniture workshop glielo piazzo qui davanti e c'è la combo. Esattamente quello che ci era stato detto del gioco. Il gioco ci si può fidare di lui. E c'è una bella combo anche con i vasi. Adesso la nostra conta dei laborer è zero. Quindi non c'è nessuno che può raccogliere le risorse libere, tipo legno, eccetera, e pietra, come ho detto. Praticamente sono tutti impegnati in qualche struttura. Abbiamo sbloccato la libreria, la possiamo comprare. Che cosa fa? Più 2 scienza. For surrounding level 2 houses. Ragazzi, assolutamente. Guardate quanta scienza riusciamo a piazzare con una bella libreria in questa zona. Che però magari mettiamo più vicino al centro cittadino. Perché mi piace l'idea che qui ci sia la parte un po' più. Intanto Ruan è arrivata a livello 2, ma noi già lo siamo. Qua c'è la parte un po' più della gestione, poi c'è la parte più residenziale, poi c'è la parte produttiva, industriale, poi qui c'è la parte dell'allevamento e della pesca. Mi piace, però comunque pian pianino, guardate, le foreste le stiamo tirando giù, legno ne abbiamo tanto, abbiamo anche tanto carbone, vedo. Qui c'è del carbone, forse queste case già lo stanno stoccando, no, non ancora, ma il prossimo inverno probabilmente avranno il carbone per scaldarsi e hanno sedie e vasi e quindi Wuchitown è una città comoda. Si può dire che è una città comoda. Porca miseria. Ok. Sono molto contento di essere riuscito a fare due produttori di sedie e due produttori di vasellame, che sarà probabilmente una delle cose che voglio vendere per prime. Non posso purtroppo dare molta priorità ad altre costruzioni, ma andiamo a vedere se possiamo dare l'ordine comunque di raccogliere pietra. A meno che non sia già stata raccolta ovunque. Questa è pietra, per esempio. E se io facessi un claim con del cibo, facciamolo, perché abbiamo tantissimo cibo e direi che è una buona cosa. Gather stone, guardate quanta pietra. Non dico di raccoglierla tutta, ma iniziamo a raccoglierne un po'. Ok, perfetto. Abbiamo una carta che si chiama Cooperative Fishing, che dà un più 10% alla produzione di pesce quando ci sono due lodge, una vicino all'altra. La attiviamo. Perfetto. Piccolo problema, abbiamo soltanto un pescatore e problemino numero due. Non abbiamo lavoratori, quindi adesso iniziamo a migliorare però la pescheria. Possiamo migliorare con degli strumenti di acciaio la produttività del 50% addirittura, solo che gli strumenti di acciaio non li produco, quindi poi se li spendo, li spendo. Oppure con l'oro, già il sear bait, miglioriamo le esche, sono più gustose, dice, più succose, ma voglio vedere se questo oro mi può servire altrove. Andiamo a vedere. In particolare, se c'è la possibilità di migliorare qualcos'altro. Ad esempio, qui potremmo dare un altro worker slot. Voglio vedere, scusate, sulla produzione adesso. Oh, aspettate, no, fermi tutti. Qui c'è una carovana. Commerciamo, fatemi mettere in pausa per favore, perché questa carovana non la voglio perdere e voglio vendere la roba che ho in eccesso. Quindi se io faccio adesso sell, mi va a meno 20. Guardate, abbiamo 462 arance e ne voglio vendere 362. Voglio arrivare ad avere soltanto 100 arance perché A, tengono spazio, B, questi sono soldini, ci arrivano 93 pezzi d'oro nelle tasche. C'è una tassa del 25%, questo è molto molto brutto, ma è così, è la vita. Sul cuoio che al momento non utilizziamo, ne abbiamo 340, io direi di fare un bel meno 200. Sì, adesso guadagniamo 2700, siamo sicuri. Infatti prima, ragazzi, guadagnavamo 1691, avevo letto male, non si era aggiornato il nostro gioco. Comunque, direi che è l'occasione della nostra vita per
per fare questo scambio, le medicine non le posso comprare, questa roba non la vendo assolutamente. Direi che questo potrebbe bastare per il momento, a meno che non voglia vendere anche un po' di furniture e un po' di pottery. La quantità dice 602 di 80, accetterà? No, mi dice no, non posso perché io posso portare fino a 80. Allora, liberiamoci, anziché delle arance che mangiamo, liberiamoci di meno 80 unità di cuoio. Perché? Perché il cuoio ha un buon prezzo, migliore delle arance. Magari facciamo così, guardate, un'idea. 60 cuoio, 10 vasi e 10... mobili. Così andiamo a 80, guadagneremo adesso ha più senso 496, però comunque 496 pezzi d'oro così non sono affatto male e io sono assolutamente convinto che il commercio sarà un po' la chiave di questa nostra città molto produttiva. Si lavora e si fatica qui a Gucci Town, ma alla fine godremo dei vantaggi di questa vita. Mi piacerebbe costruire, sapete che cosa? Un ufficio dell'immigrazione che attrae nuovi immigrati. E chiudiamo questa cosa. Lo piazziamo magari qui vicino al centro cittadino, proprio sul mare. Che sarà la prima cosa che vedono i nostri avventurieri, i nostri pionieri che arrivano a Gucci Town e renderanno Gucci Town molto ricca. Tanto qui la libreria non va avanti perché... immagino ci sia troppa roba da costruire. E la ricerca è completata. Andiamo a vedere. Possiamo fare il trading post, il trading port. E adesso andiamo a vedere se possiamo fare la sterilizzazione dei funghi. È un log che permette di sterilizzare meglio i funghi. Spedizione boreale ci permette di fare claim su tundra e foresta boreale che costa meno. Spy Guard, Medicinal Herb e Potato Seeds. Andiamo a prendere le erbe mediche. E vorrei vedere una cosa. Intanto compriamo con i soldi le due strutture commerciali. Che sono tanta roba. Non è che forse lo snatch lo posso utilizzare sulle altre città? Perché, per curiosità. Sì, lo posso utilizzare qui, praticamente ho rubato dell'oro a Ruen. Ok. Ruen che si è piantata, perché vedo che non hanno più legno. Cosa stanno combinando questi poveretti? Ma, faccio fatica. Va bene ragazzi, cerchiamo di chiudere questo episodio per benino, perché siamo riusciti ad espandere Gucci Town, ma non soltanto dal punto di vista geografico, ma abbiamo tanti... Oh! Pure io ho questo problema, non ho più legno. E credo che questo forester abbia bisogno di un po' di produzione in più. Quindi più produttività. Non abbiamo la pietra. Oh man. A questo punto facciamo una cosa. Togliamo due lavoratori dal log. E anche dalla creazione di carbone ne togliamo uno. Perché questi lavoratori diventeranno liberi e inizieranno a raccogliere pietra. E questa poi ci servirà per potenziare l'industria del legno. Che perché sta per arrivare all'inverno di nuovo. Ragazzi, grosso guai a Gucci Town. Riusciremo nel prossimo episodio a risolvere il problema dell'approvvigionamento del legno? È chiaro che qui la logistica è importante. Non posso permettermi di mettere in piedi un'industria ricchissima quando non sono in grado di sostenere le richieste dell'industria stessa in termini di input. Quindi sarà necessario dare un'occhiata alle statistiche e anche ai lavoratori nel prossimo episodio per cercare di capire quanta gente deve tagliare il legno per far sì che i nostri abilissimi artigiani continuino a produrre il mobilio necessario per poi iniziare le nostre attività di commercio. Piccola nota, vedete che le case di livello 2 adesso sono sicuramente più belle da vedere, producono più scienza. E questo anche grazie alla biblioteca, che permette adesso di dare un bel +2 per ogni casa. Quindi vedete, ogni casa adesso produce ad esempio queste un bel 10,9, davvero, davvero, davvero positivo. E hanno furniture, hanno
mobilio, hanno vasellame e legno per scaldarsi. Tutto davvero molto buono. Inizia l'inverno, abbiamo arance, pesce e carne messe da parte per, insomma, sopravvivere all'inverno, e direi che l'abbiamo impostata relativamente bene. Però c'è ancora molto da fare. Innanzitutto c'è da attrarre molte più lavoratori e produrre 500 unità di vasellame, ma secondo me l'abbiamo impostata benissimo. Magari nel prossimo episodio potremmo pensare di espanderci anche in questa zona a nord per migliorare la parte industriale, oppure espanderci a sud per migliorare la parte agricola. E adesso qui vi lancio la domanda di oggi. Partito degli agricoltori o partito degli artigiani? Scrivetemi qui sotto se voi vi espandereste a nord oppure a sud, se espandereste l'agricoltura oppure l'artigianato, se qualcuno vuole fare proprio l'outsider, il partito dei pescatori, vi piacerebbe vedere magari 3 o 4 fishing lodge per avere tantissimo pesce e poi da andare a rivendere altrove? Ditemi la vostra e vi ringrazio per essere rimasti con me in questo video. Come sempre, da Gucci Town è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ma prima, salvo!